quello che tu mi stavi dicendo, che sei ritornato agli albori, giusto? E vorrei con te condividere un qualche cosa a sorpresa, ok? Allora, ma un minuto solamente, ma poi tu me ne parlerai con... Ok, l'audio è arrivato, l'audio. Salve a tutti, mi presento Alessandro Abbei, Art Director di Goren Team. Oggi Oggi andiamo andiamo a a parlare parlare. di uno strumento che è stato approvato scientificamente e quindi apprezzato a livello mondiale e la Goren Team lo sta adoperando nei corsi di aggiornamento e anche nei propri saloni. L'insegnamento rimane sempre al primo posto, o sbaglio? Ma diciamo, Francesco, che sono esattamente 49 anni di carriera dedicati al rispetto della categoria e di tanti ragazzi che mi hanno conosciuto e che oggi nutrono un ottimo successo nazionale e internazionale. E sono sempre pieno di passione, e quindi nella passione tu trovi il rinnovamento, trovi la voglia di proseguire il viaggio e ti scordi magari dell'età. E perché? Perché senza la musica del tuo mestiere non sai stare. Ma secondo me tu sei stato sempre un innovatore, innovatore di guardare oltre. Se ricordo bene, Gauguin significherebbe guardare oltre. Osservare ora, sì. Allora, volevo sapere da te le ultime novità. Freedom è un prodotto che funziona fantasticamente perché c'è proprio un universo. Poi metterò il link di quei video che tu hai fatto, sono bellissimi, didattici, ti faccio ancora i miei complimenti, però vorrei sapere dove siamo arrivati. 2 anni fa ti ho intervistato e ne è passata tanta di acqua. Ma guarda, io spero di non annoiare questa breve riunione che poi tu sicuramente trasmetterai agli ospiti, no? Sicuramente tutte le categorie hanno e stanno attraversando un momento veramente singolare perché ha tolto alcune bellezze. Ma con questo noi dobbiamo essere fiduciosi di riconquistarle. Come si riconquista qualcosa? Si riconquista tramite la cultura, lo studio, la passione, la perseveranza, la voglia ancora di più di stare insieme. Perché questo modo di fare socializzazione in questa storia più commercializzata come globalismo, ha creato delle negazioni, ha creato delle divergenze, delle infrastrutture sempre più che hanno allontanato alcune platee. E quindi starà a noi cercare di riavvicinarci il più possibile per fare arte, perché qualsiasi mestiere. Tra l'altro, voglio dire, qualsiasi mestiere, se preso con passione, è arte. E viene fatto con amore, è arte. Nel rispetto di quello che è la comunicazione, no? Di quello che può essere la felicità che trasmetti,
e che riceve e che tu ricevi, perché poi noi trattiamo con il pubblico, trattiamo con le nostre clienti, no? E anche quando tu vai a fare formatore e vedi una persona che prende successo da quello che sono i tuoi consigli, le tue tecniche, lo tuo stile, sicuramente c'è un pathos, quello che è la parte, penso, più bella che possiamo, dove noi possiamo nutrirci, no? Certo. E io posso dire questo, Francesco, che tu lo sai, vengo da una delle scuole più importanti a livello mondiale, perché la Vidal Sassoon ha tirato fuori grandi elementi e grandi stilisti italiani e non solo italiani. Però oggi metto un po' da parte gli angoli, ma non perché io non amo le geometrie applicate nei capelli, ma voglio un mondo più libero, perché meno siamo duri e meglio è. Più riusciamo a essere armoniosi in tutto quello che noi facciamo e come lo rappresentiamo, e meglio è. Andiamo Credo che d'accordo. sia molto importante l'habitat, perché il nostro habitat, quindi dove viviamo, quando riceviamo delle persone all'interno dei nostri saloni, è importante tutto quello che sono le armonie, no? Le energie. Questo è molto importante. Poi ovviamente vengono le tecniche, viene la competenza su quello che sono i principi importanti da sapere. La motivazione è fondamentale, Certo, trasmettere la certo. motivazione a tra virgolette, a un altro essere umano è uno dei segreti dell'apprendere e progredire. Come noi abbiamo fatto, cerchiamo di aiutare questi giovani che è diverso come quando abbiamo iniziato noi. Però se noi facciamo esperienza, quella antica, e la mescoliamo con questa moderna, come questa chiacchierata in internet che i nostri colleghi sentiranno, tutti che si lamentano, però qui non c'è più bisogno di lamentarsi. Più che lamentarci, noi dobbiamo effettivamente osservare l'avvelenamento che applicano alcune persone che non hanno competenza nelle materie commerciali e come dovrebbero poi difendere queste realtà commerciali. E ti faccio un esempio. Il reddito di cittadinanza è un profondo inquinamento sociale, messo come è stato messo, e quindi ha non soltanto danneggiato tanti settori, ma ha danneggiato i giovani, ha danneggiato la morale, ha danneggiato tutte quelle realtà, la famosa spina dorsale che dovrebbe invece essere dritta, eretta, perché nella vita serve avere la forza di reazione, cadere e rialzare. Ahimè, la politica ha fatto un brutto scherzo alla cultura, alla filosofia e alla migliore storia del mondo dei cittadini. Proprio sul reddito di cittadinanza, noi parrucchieri ultimamente ci sono proprio problemi tecnici che non si trovano del personale, proprio perché c'è un gioco delle parti tra un reddito di cittadinanza e uno stipendio per una persona giovane. E quindi ho un sacco di amici, colleghi, che adesso farò proprio un'intervista specifica proprio per questo del reddito di cittadinanza che in qualche maniera ci ha coinvolto anche a noi come categoria. Ci sono determinate persone che conviene averci solo il reddito di cittadinanza e non lavorare per il momento, ma sicuramente finirà anche questo, no? Ma guarda, io penso, tu non sei le mie ultime, no? Oggi sono un referente politico
e mi sto spingendo sempre di più. Adesso vediamo dove riuscirò ad arrivare. Perché mi sono buttato nella politica? Perché effettivamente quando ho provato a rappresentarmi all'interno di alcune realtà come il CNA, come l'UNFAST, no? Dove andavo a spiegare dei temi che dovevamo affrontare come categoria, io trovavo dei pozzi dove il sasso non sentivi quando arrivava, e ti sto parlando già di 30 anni fa, quindi non c'era il reddito di cittadinanza, ma c'erano altri problemi. E quali erano i problemi, caro Francesco? I problemi erano una mancanza di scudi fiscali nei confronti delle aziende. Quindi, per quello che era la platea televisiva, si parlava esclusivamente di furbetti e di evasori, furbetti ed evasori. Quando poi noi abbiamo Amazon che non paga né le tasse e tantomeno l'IVA. Quindi, tecnicamente, io mi sono ritrovato che la categoria che amo non è stata mai difesa da nessuno, non è stata mai difesa dai contratti di lavoro, non è stata mai difesa dai sindacati, e siamo vessati costantemente ormai da circa 35 anni. Quindi, come referente politico in Italexit, io sto facendo un lavoro a fari spenti per cercare di sviluppare degli emendamenti, come vengono chiamati oggi, dei protocolli che possano essere in equilibrio tra un giusto fisco e non una vessazione del fisco. Dedicarmi ai servizi fotografici, alle collezioni, ho vari progetti da qui ai prossimi 3 anni, sviluppare dei brand nuovi per ovviamente lavorare al fianco di tanti professionisti. E quindi ti vedremo prossimamente sempre più con questo ruolo politico, ma Vorrei con... tanto difendere la categoria, Francesco. Vorrei Guarda, tanto ci lasciare un sono... bel segno a quello che ho amato sin da ragazzo, perché ho iniziato a 13 anni. Quindi arrabbiarsi o farsi un pochino sangue nero, come dicevano le nostre nonne. Ma proprio perché io sto in una fase dove desidero, ti ho detto prima, desidero lasciare qualcosa di buono, no? A prescindere da quello che sarà lo stile, il metodo Gauguin, no? Che io penso che sarà abbracciato da tutte le persone che faranno parte di questo brand, e lascerò a loro il successo, il proseguo del viaggio, no? Però quello Certo. che voglio dire, caro Francesco, è che non possiamo più banalizzare, e nel buddismo si dice: dopo che hai praticato, ti devi alzare e devi fare azione. A volte nascono delle cause effetto e non le dobbiamo vedere e dare per scontato. Noi le dobbiamo sempre studiare anche queste, che alcune cose ci vengono a mancare perché non le abbiamo mai prese in considerazione rispetto magari a Londra, magari come in America, perché in ogni paese, in ogni territorio ci sono dei problemi. Però sicuramente l'Italia sta attraversando un periodo singolare e quindi dobbiamo essere molto uniti, consapevoli, coordinati a far sì che il cambiamento sia vero. Il cambiamento chi lo fa? Lo fanno gli Lo uomini. facciamo noi, con la consapevolezza e l'unione. Quindi la parola magica per rafforzare tutto questo è amore, giusto? Dovremmo Certo, sempre. condividere, perché questo è un concetto un po' astratto su certe, dice, ma come mai? Cioè, il mio nemico che mi fa male e io devo lanciare amore verso quella persona che ancora al limite non è consapevole di quello che sta facendo. Attenzione, Francesco. Allora, io posso dimostrarti che voglio rispetto da te, ma dimostrando di amore. Non so se è chiara come Sì, metafora. no, noi abbiamo... Io ti do tutto quello che posso darti, ma tu devi rispettarmi, perché nelle regole questo è amore. Certo. Anche il rispetto deve essere una forma d'amore, perché Però se no diventa un surrealismo, ma e le parole diventano slogan, e
e non le applichiamo per quello che sono nel loro significato. Senti, ma qualche ragazzo campione c'è nel parco, giusto? Sono tutti persone un po' nascoste per il momento nell'ambito professionale, perché noi la viviamo così per proteggerli, ma loro come la vivono? Sono consapevoli della società? Guarda, io posso dirti questo, che in Italia in questo momento stanno mancando dei leader che facciano i trascinatori meritocraticamente, ma non per se stessi. Quindi c'è tanta gente di valore in Italia, però l'italiano, diceva bene alcuni grandi giornalisti dei tempi passati, è una persona che è abituato a morire e rinascere da solo. Quindi noi siamo un po' tutti solisti, artisti proprio nel vero senso della parola, nel nostro DNA. Non siamo più capaci a prendere le fregature che a Certo, darle. E quindi dei leader sani che abbiano ovviamente delle strategie e delle competenze potrebbero essere utili alla nostra categoria e a tante altre categorie. quindi per concludere questa nostra chiacchierata, che consiglio possiamo dare ai nostri amici? Ai colleghi dico ricominciate a fare delle riunioni serali dove si incontrano vari gruppi e dove ci sia un interscambio anche senza forbici e pennello, ma di dialogo, dialogo, dialogo. Poi il Cosmo Prof quest'anno sarà una vetrina che comunque cerca di riaccendersi dopo una pesante pandemia. Ed è giusto farsi una passeggiata chi avrà la possibilità di andare. So che ci sono dei validi professionisti che lavorano, diciamo, a questo spettacolo Ohei che viene fatto Padiglione 37. Sì. a quello che può essere appunto il padiglione, uno dei padiglioni importanti del Cosmo Prof. Ci sono delle aziende giovani, delle aziende che stanno spingendo la forza nazionale e internazionale del paese e sono contento perché sono italiane. Ne conosco alcune e quindi posso dirti che con tanto rispetto posso dire che abbiamo dei prodotti d'eccellenza, che non sono meno di tutto quello che è stata sempre brand internazionali di multinazionali che poi hanno anche a volte soggiogato il carattere dei parrucchieri, quindi incastrandoli in situazioni che non erano troppo piacevoli. Guarda, io adesso sono molto contento perché dopo 2 anni di pandemia riapre a tutto schermo Cosmoprof. Sono veramente molto molto curioso di questi 2 anni, aziende, persone che hanno rinnovato nuovamente quello che sarà la proposta di Bologna. E nelle prossime settimane toccheremo con mano dentro i parrucchieri. Ora, se c'è quell'entusiasmo della ripartenza, sicuramente tra un paio di settimane ci avremo parrucchieri anche meno stressati, per tutte le problematiche che ci sono. Però stiamo lavorando per cambiare anche le leggi per abbassare l'IVA. Ho avuto l'opportunità di fare un'intervista con Air Lobby, che è questa associazione nazionale, dove anche loro a livello politico stanno facendo delle proposte di far scendere il 10% di IVA nel nostro settore. Adesso, tra il dire e il fare c'è sempre il mare, perché poi noi siamo artigiani, poi c'è la politica che deve ragionare come politico. Tu sei una cosa particolare perché sei un parrucchiere e sei un politico e questo ci dà molte chance per uscirne fuori prima o poi, no?
Certo, perché ti posso garantire che già stanno nascendo degli importanti scontri al vertice, nel senso che la matematica non è un'opinione, no? Quindi io sto portando l'assurdo certificato di questo governo e di queste procedure governative che sono andate fuori qualsiasi parametro, diciamo, di legge proprio, di legge. Cioè una società o una partita IVA non può arrivare al 70% se non oltre di pesi fiscali. E Esatto. quindi ci sono ovviamente al mio fianco degli economisti che fortunatamente ancora non sono stati inquinati da quello che è un certo tipo di sistema. Perché tu devi sapere, caro Francesco, che l'economista, quello che non è pagato, ti dirà sempre la verità, ti porterà l'azienda anche a dei grandi risultati. Chi viene pagato dal palinsesto, ti posso garantire che inventeranno un qualcosa che non c'è, non esiste, però lo fanno passare tramite i media. Tramite tutto quello che è la comunicazione, che sono loro che costruiscono le fake news. Questo video andrà da qualche parte, potrà andare in tutto il mondo, ma potrà andare anche nel quartiere, però va, qualcuno parla. Ascoltami, Francesco. Allora, noi dobbiamo. Serve dimostrare una cosa: che ci sono persone di grande spessore, di grande competenza, che non possono essere prese in giro o strumentalizzate. Perché io mi sento di parlare a nome della categoria italiana e so per certo che quello che io ti sto dicendo è certificato e potrebbero mettere le firme tutti i parrucchieri d'Italia, dal più piccolo al più grande. E ti posso dire che per ristrutturare questo sistema non è difficile farlo, ma serve che veniamo rispettati come categoria e serve applicare le giuste regole per togliere un'evasione e per togliere quello che è l'ambulanza di andare in giro per gli appartamenti, perché si sente sempre dire le stesse cose da 30 anni. In America ci sono delle persone che non hanno bisogno di avere un salone, lavorano freelance, lavorano con dei contratti di associazione e partecipazione dove la signora Fornero li distrusse questi contratti, ma non si può distruggere un'economia specifica all'interno di alcuni settori. E non si deve per forza avere una microazienda per poi fallire, o per far comodo soltanto ai comodi di uno Stato e di un governo che con la burocrazia distrozza. Ritornando alla bellezza invece dei capelli, io penso che l'italiano deve ritornare a difendere il Made in Italy in tutto quello che è i prodotti e la manifattura. E anche questa è politica. Anche questa è politica. Perché l'italiano in giro per il mondo, e ne conosco tanti, stanno fra le prime linee di grande successo riconosciuti a livello mondiale. L'Italia poteva essere una cantera, è una cantera, ma deve riprendersi possesso dei suoi valori. Per farlo non serve essere dei fenomeni, assolutissimamente. Serve essere leali, di cuore, sinceri, chiari. Perché insieme possiamo fare una grande differenza sociale, di cultura. Io ho amici che fanno musica, che conoscono due o tre lingue. Il parrucchiere ha fatto un'evoluzione che tu non sai. Ha competenza, e facciamo uno dei mestieri più belli del mondo, la beauty. In cassa c'ha un PIL, aveva un PIL altissimo a livello nazionale. Quindi noi dobbiamo dimostrare quello che noi siamo, il nostro valore.
Senti, dove ti possono seguire le persone? Poi metterò qualche link per seguire. Allora, io ho una pagina che si dedica esclusivamente alla politica, che è Alex Abei. Ok, Alex perfetto. Abei, e lì io esprimo quello che è una logica democratica su tutti i temi che vengono a mancare alle nuove generazioni e perché no ai pensionati. Sì. E oggi più che mai la rivoluzione umana vista veramente nella parte più bella dell'io è qualcosa di meraviglioso, è un universo. E quindi grazie alla cultura noi dobbiamo prendere la scienza e sfruttarla, ma la scienza non deve sfruttare la vita delle persone. Quindi perché prima ti ho parlato della cultura? Perché grazie alla cultura noi possiamo, studiando, possiamo dimostrare le competenze che abbiamo in qualsiasi materia. E un politico non si può permettere assolutissimamente di danneggiare una nazione, perché sennò deve essere cambiato. Dobbiamo riacquisire dei poteri, ma poi ce l'abbiamo già quei poteri di scegliere le persone. Ce l'avremmo, vediamo. Ecco, quindi oggi è la prima puntata di una serie di notizie che andremo a pescare la prossima volta. Ricordati Benissimo. che io sono sempre a disposizione tua perché Guarda, ti stimo stamattina è molto, stata perché una. sei una bella persona e perché c'è un trascorso simpatico, no? Ti ricordi quando facemmo quel grande show e tu facesti tutte quelle strutture bellissime? Queste strutture È fantastiche stato un grande spettacolo. e una delle pazzie che già facevo, mi ero comprato una piccola telecamera. All'epoca c'erano tipo i benzinai che ti davano delle telecamere con i punti, eccetera. E io mi ricordo che entrai dentro sto palco alla fine di tutto sto spettacolo che è stato meraviglioso con questa telecamera e questo teatro Regina pieno di persone che applaudivano. Quella è stata una delle serate più emozionanti. A parte il fatto per inventare quelle strutture ci ho messo un mese e c'avevo il negozio pieno di colla perché fatto con Però il sintetico, però ecco quel. perché ci ricordiamo questo? Perché in quel giorno c'è stata tanta gente che lo ricorda ed è stato un successo per tutti. Sì, guarda, è incredibile. Ma guarda, di spettacoli tu ne fai tanti. Ne ho E fatti sicuro, tanti. fatti tanti, papà, nel senso. Adesso i tempi sono cambiati. Quando salgo in pedana non salgo per essere una star, salgo per passione, per amore. Mi ricordo che in una delle ultime pedane, che dove c'erano, io stavo al Palazzetto dello Sport, e quindi il Palazzetto dello Sport era gremito. Collaboravo in quel giorno con altri importanti stilisti di fama nazionale, come Maurizio Zangheri, che io le voglio un bene dell'anima, quindi il Selvaggio, no? Beh, io dietro le quinte piangevo e pensavano che mi sentivo male. E invece no, io piangevo di gioia, piangevo perché mi ero emozionato a vedere la felicità di quello che stava succedendo come evento e l'emozione degli altri. A me mi aveva emozionato e quindi io piangevo. E quindi raccontiamolo ai giovani. Senti, Alessandro, grazie della chiacchierata. Sempre un Cercherò di piacere. mandarlo subito in diretta questo. Adesso ci metto un po' di link. Se mi mandi WhatsApp l'indirizzo del blog dove quello politico, così perché Sì. ci possono essere persone interessate di più alla politica. E poi ci rivedremo alle prossime anche con Freedom. Metterò il link perché ci sono delle tecniche fantastiche con questo prodotto che tu hai costruito tanti anni fa e vedo che fa delle cose meravigliose e lo consiglio ai giovani. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.